tutto pronto. Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della prima corsa del pomeriggio. Parte lentamente Kislov, che lascia subito lì una cosa come 10 lunghezze. Davanti sono partiti brillanti invece. Sicuramente buona partenza l'ha fatta Via Toledo, Eiffel del Lupo, anche Fall of the Griff, la stessa Free Galaxy. Quattro cavalli che hanno partecipato al primo parziale brillante. Poi Via Toledo lascia strada ai primi. In quinta posizione troviamo Bridge Lilo, che si lascia in penultima posizione la Niña Benedicta con la giubba rossa. E in coda troviamo Ognina ed ancora più lontano Kislov. Siamo già velocemente addirittura d'arrivo con Eiffel del Lupo di dentro, che è in leggero vantaggio. Follow the Griff che la aggredisce immediatamente, stessa cosa che fa Free Galaxy, che va a cercare corsie ancora più esterne. Tre cavalli che vanno a lottare in diagonale. Quando siamo a 400 al traguardo, Follow the Griff ha il controllo totale della situazione. Eiffel del Lupo cerca di rimanere in quota, prova nell'aggancio anche Free Galaxy, ma tutto questo quando mancano 200 metri dal traguardo. Follow the Griff, come detto, è in totale controllo e adesso deve solo gestire questo vantaggio che è diventato incolmabile per Free Galaxy. Vince numero 3 dello schieramento nei confronti di Free Galaxy. Per il terzo, forse la Niña Benedicta ha acciuffato Eiffel del Lupo. Ma nessun problema per Fall of the Griff, terza vittoria in carriera per il figlio di Re Quinto, Dario Vargio in sella per il training di Melania Cascione, i colori di Melania Cascione, nessun problema, nonostante la resa di chili, Free Galaxy non è riuscita a colmare il gap, mezzo è la quota che, guardando la corsa, effettivamente era anche molto abbondante. 3 al primo, 4 al secondo e poi fotografia per il terzo, ma qui rivediamo le battute finali Fall of the Griff, cieco dall'occhio sinistro e questo rende ancora più l'idea delle capacità del figlio di Re Quinto ed Hard Life. Seconda, come detto, Free Galaxy. Vediamo per il terzo, c'era l'unico dubbio, ma comunque andiamo in fotografia. Io credo che la Niña Benedicta abbia acciuffato completamente la rivale. Tutto!